Ciao, mi chiamo Elias Sene, sono il fondatore di Black Hope Italy, che è un'azienda di abbigliamento di lusso. Il tessuto è 100% cotone organico, biologico ovviamente, quindi utilizziamo questo materiale che può rappresentare quel che facciamo, perché ci siamo resi conto comunque negli anni di ricerca di materiali che i grandi colossi non fanno questo passo verso ecosostenibilità, quindi ci siamo approcciati su questo campo qua per dare al nostro cliente i materiali omogeneo e soprattutto ecosostenibile 100%. Dopo il percorso scolastico sono subito entrato nel mondo del lavoro, nel mondo della moda ovviamente, dopo aver lavorato con grandi brand. Nel 2018 ho fatto il mio primo percorso per comprendere da dove deriva le mie origini. Io appartengo a due mondi, mi definisco un cittadino del mondo, però appartengo a due mondi, nel senso che ho i genitori italiani e me, allo stesso tempo i genitori africani. Facendo questo percorso mi sono reso conto che tutte le cerimonie che facevo in Africa rappresentano molto la maschera, e noi utilizzando in questo momento, quando sono rientrato in Italia, mi ho deciso comunque di utilizzare la maschera perché è una sorta di unione fra i due mondi. Quindi ho sempre detto, da quando sono rientrato con quello pizzico di povero dell'Africa addosso, infatti sulla nostra capi è presente molto la maschera in cui usiamo per comunicare fra i due mondi. Il nostro obiettivo è quello di ridurre il gap tra il negozio fisico e il mondo online, e lo abbiamo fatto tramite dei servizi che attualmente sono pionieristici nel nostro settore. Ad esempio, abbiamo stretto una collaborazione con una startup svizzera che ci ha permesso di implementare un servizio di try-on virtuale in modo che il cliente possa visualizzarsi a 360 gradi nell'e-commerce con l'indumento indossato, in modo da ridurre la differenza tra il negozio fisico e l'esperienza online. Allora, tutti i nostri prodotti è fatto tutti quanti made in Italy, 100%. Infatti, per quanto riguarda lo sneakers, ci segue una nota azienda, ma a livello territoriale qui, a 90 Padovan, che sappiamo benissimo che verso la riviera di Brenta sono professionisti e sono quelli che fanno per quanto riguarda le scarpe. Invece per quanto riguarda l'abbigliamento, ci segue un'altra azienda sempre qui in territorio, che con cui abbiamo stretto anche una buona collaborazione, in cui lavoriamo. Quindi tutto ciò che riguarda Black Hope adesso è tutto made in Italy 100%, niente vengono prodotte esterne, e noi non, per ora non abbiamo intenzione di produrre niente fuori, perché il nostro obiettivo è quello di portare made in Italy a livello alto, perché al mondo il made in Italy è apprezzato. Quindi il nostro principale focus è quello di riuscire con nostra tutte le forze a fare tutto quello che riusciamo a fare qui in Italia. I Camere di Commercio di Padova mi hanno supportato fin dal primo passo per aprire questa attività. Infatti mi hanno indicato di fare un percorso con loro per quanto riguarda giovani imprenditori, in cui mi hanno spiegato, mi hanno portato passo su passo come affrontare tutte le difficoltà, come aprire partita IVA, tutto ciò che riguarda dietro portare un'azienda. Infatti tuttora mi supportano ancora per tutto ciò che riguarda la mia azienda, e per me è come fosse una seconda casa.